Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo qui con il mister Antonio Masiello, al quale chiediamo un commento sulla prestazione dei suoi ragazzi. Siamo venuti qua con sicuramente non con la pretesa di vincere, conoscevamo praticamente alcune individualità della squadra del Cerignola, quindi la nostra è una squadra diciamo abbastanza giovane. Praticamente dalla partita di oggi abbiamo recuperato una vecchia gloria, l'opposto Nordin, che ha diciamo sulle gambe appena due allenamenti, quindi speriamo in un miglioramento. Non posso lamentarmi della prestazione dei miei ragazzi, perché sapevamo già dall'inizio del campionato che era un campionato diciamo difficile per noi, perché è una squadra giovane. L'anno scorso abbiamo fatto la Serie D, quindi sappiamo che dobbiamo lottare per la salvezza. Io le faccio i miei complimenti per la prestazione, sfrutto la sua monimia per chiedere un commento appunto sull'altra squadra. Sicuramente è una bella squadra, insomma, avere un palleggiatore Tartaglia, il Martello ex opposto Squio, ho visto anche il Petruzzello opposto, insomma, sono elementi che sicuramente qualsiasi allenatore vorrebbe nella propria squadra. Io penso che è una squadra che potrà lottare per la promozione o al minimo per i playoff, insomma. La ringrazio. Amici di assisportivo.com, siamo col mister Roberto Ferraro, al quale chiediamo un commento sulla partita. La partita, stiamo cominciando a giocare e questo era un buon allenamento, perché comunque la squadra con cui ci siamo scontrati era una squadra fatta maggiormente da ragazzi, e quindi sapevamo che la classifica insomma ci diceva che avremmo giocato con una squadra facile, diciamo, anche se in realtà in questo campionato, come stiamo vedendo dai risultati, nessuna squadra può essere considerata materasso. Infatti, per esempio, ieri il Terlizzi ha vinto 3-2 col Bitonto, quindi sappiamo bene che insomma non ci possiamo rilassare con nessuno. I ragazzi hanno fatto il loro dovere, portando a casa questa partita con una vittoria netta di 3-0. C'è stata ancora qualche incomprensione tra i giocatori, ma ripeto, questa queste sono cose che succedono quando non ancora gli atleti in campo meccanizzano gli spostamenti, i movimenti, e insomma un po' tutta l'organizzazione delle squadre. Ecco, l'altra squadra era composta da molti giovani, abbiamo visto comunque esordire tanti ragazzi nella sua squadra oggi. Sì, c'è stata la possibilità di fare giocare un po' tutti, qualcuno ha giocato in realtà non perché la partita fosse facile, in realtà ha giocato perché meritava di giocare e perché serviva. Poi quando è stato possibile ovviamente far dare il contributo a tutti i componenti della squadra, l'ho fatto anche per quello. La difesa è migliorata, abbiamo visto maggiori recuperi anche da parte di Panunzio, come valuta appunto la difesa? Più che la difesa, sta migliorando l'organizzazione, quindi il rapporto tra il muro e la difesa, perché dipende tutto dall'organizzazione, dall'amalgama della squadra, dall'intesa della squadra tra i giocatori. Quando c'è intesa e quindi non c'è nemmeno bisogno di parlare, la squadra viaggia come una macchina ben spedita. Ci sarà un turno di riposo, poi preparerete la prossima gara. Ecco, la prossima gara è una gara importantissima, perché l'Atletico ha perso una sola partita e adesso sta al primo posto. Prima dei risultati di quest'oggi era al primo posto. Comunque è una delle squadre, noi la conosciamo già da due anni, perché è stata promossa con noi dalla Serie D due anni fa e l'anno scorso è arrivata a un punto sopra di noi alla regular season del primo campionato di Serie C, nostro e loro. E conosciamo benissimo la squadra, tra l'altro si è ancora rinforzata. Noi invece rispetto all'anno scorso siamo un po' cambiati e quindi dovremo cercare di entrare subito in partita e di contrastare
il loro gioco veloce, perché loro giocano con delle palle molto veloci a banda e quindi dovremmo essere bravi a contrastare i loro attacchi veloci.